Buonasera a tutti e benvenuti a Caccia News, il settimanale di informazione curato e gestito dall'Associazione Cacciatori Lombardi. Questa sera spazio l'informazione perché andremo appunto a elencare, ad informarvi sulle disposizioni, su leggere insieme il calendario venatorio della Lombardia il giorno 15 di luglio, appunto emanato le disposizioni integrative al calendario venatorio regionale e andremo insomma un po' a leggere quelle che sono le disposizioni e un po' faremo anche chiarezza anche per ogni singola provincia rapidamente. Ovviamente ci limiteremo a elencare il calendario, non entreremo nei commenti, in quanto questo calendario è sicuramente un calendario molto discutibile, ma avremo modo poi al rientro dalle vacanze, perché insomma ci fermeremo per qualche settimana, per commentarlo insieme ai nostri presidenti e insieme ai nostri personalità politiche che insomma sono spesso nostre ospiti nelle nostre puntate. Ringrazio le consulenze tecniche di Andrea Mometti e Mauro Svanera della CL di Brione per quanto riguarda questo lavoro, soprattutto il lavoro di caricamento anche dei dati sul nostro sito, dei moduli sul nostro sito, che è sicuramente un lavoro molto, molto impegnativo e per questo appunto li ringraziamo per il supporto e per il supporto che stanno dando anche al sottoscritto in questa puntata. Quindi andiamo rapidamente un po' a leggere quelle che sono l'esito di questo calendario venatorio di quest'anno. Andiamo rapidamente, come vedete, sul nostro magnifico sito internet, che vi invitiamo pertanto a seguire, www.associazionecacciatorilombardi.it, e come vedete appunto nella casella calendari venatori, moduli e servizi, ci sono i calendari venatori, e qui potete vedere che abbiamo rapidamente aggiornato tutti i dati, tutti i moduli e tutti gli allegati provincia, per far sì che siate, insomma, sempre aggiornati su quello che riguarda i calendari venatori di quest'anno. Come vedete, l'abbiamo già detto, è stata emanata nella seduta del 15 della giunta guidata da Attilio Fontana le disposizioni integrative al calendario venatorio regionale. Qui insomma le potete andare tranquillamente a vedere sul nostro sito. Allora noi entreremo in questo momento con una sintesi rapidissima tramite le disposizioni comuni del calendario venatorio. I periodi di caccia. Le specie cacciabili nei periodi appunto che indichiamo, in questi periodi è consentito il prelievo delle seguenti specie di fauna selvatica: dal 15 al 31 dicembre il coniglio selvatico, la melilepre, il tordo boccaccio e il merlo; dal 15 settembre al 30 gennaio, stiamo parlando del 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025, l'alzavola, il beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, porciglione, volpe. Dal 15 settembre al 20 gennaio, beccaccia, cesena, tordo, sassello; dal 15 settembre all'8 dicembre, pernice rossa, starna e lepre comune; dal 15 settembre al 31 ottobre, la quaglia; e dal 1 ottobre al 31 dicembre la lodoa. Come vedete, queste appunto sono le disposizioni valide per tutti gli ATC lombardi. Rapidamente andiamo a vedere insomma anche le disposizioni per i comprensori alpini, e questa è un rapido riassunto di Regione Lombardia su queste disposizioni. E noi adesso andremo appunto a andare negli allegati, insomma andare a leggere gli allegati provincia per provincia, insomma, quindi questo sono le disposizioni anche per Brescia, che come vedete potete andare ovviamente a vedere. Ricordiamo, per Brescia è l'allegato numero 4, come vedete la mini lepre, coniglio selvatico non è previsto, pernice rossa 15, la starna 15, capri carniere stagionale, la lepre comune 10, fagiano 20, la volpe non previsto. Ci sono le disposizioni per l'allenamento e l'addestramento dei cani, punto, e le altre disposizioni. Questa è appunto la situazione per Brescia. Mi raccomando appunto, perché in base anche ai comprensori all'ambito le disposizioni insomma cambiano notevolmente. Quindi io proseguirei insomma con la sintesi appunto dei carnieri giornalieri, che sono essenzialmente per ogni giornata di caccia si possono abbattere non più di due capi selvaggine stanziale, anche della stessa specie, ad eccezione della lepre comune, di cui è consentito il prelievo di un solo capo per cacciatore, e della mini lepre, per cui non è previsto un limite di capi giornaliero. Per ogni giornata di caccia non si possono abbattere più di 30 capi di selvaggina migratoria, con il limite di due beccacce e
e di 10 capi tra palmiferi, trampolieri per cacciatore, eccezione fatta per le seguenti specie, per cui è stabilito il seguente limite di capi giornalieri. Quindi sono 10 allodole, 2 beccacce, 5 codoni, 2 moriglioni e 3 quaglie. Il carniere massimo stagionale, come sapete, appunto, per ciascun cacciatore non può battere nel corso dell'intera annata velatoria il numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato. E sono allodola 50 capi, beccaccia 20 capi, codone 25 capi, moriglione 10 capi e quaglia 20 capi. Quindi andiamo poi a vedere anche quelli che sono gli allegati per Pavia, per Lodi. Come vedete, il nostro sito è ben aggiornato su tutte le differenze anche che le province sono destinate, perché ogni provincia ha ovviamente un calendario dedicato, c'ha degli allegati, c'ha delle disposizioni integrative completamente diverse, e questo appunto è la nostra panoramica. Dopodiché il prelievo è sospeso appunto per la pavoncella, la tortora selvatica, il combattente e la moretta. Ci viene da fare una parentesi molto importante, di cui anche qui se ne discute molto negli ultimi giorni e nelle ultime settimane. Viene portato il carniere massimo stagionale per i sasselli a 90 capi, anche qui avremo oggetto di discussione magari nelle prossime settimane di parlare anche di questo. E appunto la lepre, la pernice rossa, la starna e fagiano sono variabili da ATC a altri ATC, e si vedono appunto i calendari integrativi delle varie province. Quindi ecco, questo è essenzialmente un po' la panoramica dei capi, di cui spero di essere stato appunto chiaro. Come vedete poi sempre la nostra pagina dei moduli, dei servizi in cui ci sono i calendari venatori, c'è anche la famosa vinca e le delibere per il piccione, per lo storno, perché anche questa, ci sono delle delibere molto importanti per quanto riguarda il piccione domestico e lo storno, ovviamente per questioni di contenimento legate all'agricoltura, con il relativo modulo di autorizzazione di cui potete appunto fare richiesta a Regione Lombardia. Ovviamente proseguiamo poi con la famosa delibera, con la nostra sintesi appunto che è stata redatta dai nostri amici, dai nostri consulenti Mauro Spanera e Andrea Mometti, appunto per gli orari di caccia, perché la caccia, come sapete, è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, secondo gli orari riportati sul tesserino regionale, ad eccezione del periodo dal 15/9 al 30/9 compreso, in cui la caccia in forma vagante negli ATC è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con chiusura alle ore 13. Dopo le ore 13 e fino al tramonto, la caccia in forma vagante è consentita esclusivamente alla migratoria nella forma d'appostamento temporaneo, senza l'uso del cane. Questa limitazione non riguarda la caccia, ovviamente, appostamento fisso, che invece può essere esercitata nel mese di settembre per 3 giorni settimanali a scelta. Le giornate integrative d'appostamento fisso, anche di questo se ne parla spesso, se ne parla tanto, andiamo rapidamente con una sintesi. Nel mese di ottobre-novembre sono disposte per la sola avifauna migratoria giornate integrative di caccia d'appostamento fisso nelle seguenti modalità, anche qui ci sono delle differenze. Nel territorio della provincia di Brescia e Bergamo una giornata settimanale integrativa. In Brescia e Bergamo una sola giornata integrativa, lo ribadisco, di caccia per le specie di cesena, merlo, tordo bottacchio e tonno sassello. 2 giornate settimanali integrative per la caccia dalla zavola, la canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, fischione, folaga, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola e mestolone. Per i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP Monza e Città Metropolitana di Milano, solo Monza, Varese, Como Lecco, Pavia Lodi, solo Pavia e Valpadana, Cremona, Mantova, 2 giornate integrative settimanali di caccia per le specie di alzavola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, fischione, folaga, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, merlo, mestolone, tordo bottacchio e tordo sassello. Ovviamente queste disposizioni le potete sempre vedere a seconda della provincia, quindi Bergamo, Monza, e Brianza, Milano, Cremona e Mantova, a seconda degli allegati, ma nel nostro sito, come vi ho detto, è assolutamente tutto chiaro.
Bene, per qualsiasi ovviamente informazione aggiuntiva e qualsiasi informazione, oltre ad essere a disposizione, vi ricordiamo di consultare il nostro sito internet www.associazionecacciatorilombardi.it e per qualsiasi diciamo, informazione tecnica scriverci al nostro indirizzo mail info@associazionecacciatorilombardi.it. Ringrazio ancora Mauro Svanera, Andrea Mometti per il supporto tecnico. Questa sera è veramente tutto. Per qualche settimana, come detto, ci fermeremo, ci ritroveremo appunto verso i primi di settembre. Vi ringraziamo per averci seguito. Come già detto e ribadito più volte, ricordiamo il nostro sito internet, le nostre pagine social e il nostro indirizzo mail. Vi ringraziamo per l'attenzione. A tutti voi una buona serata ed una buona continuazione.